Mi sono chiesta che cosa poter condividere con voi, non so, ascoltando Jihad ho visto che senza esserci messi d'accordo ci sono tante analogie tra quello che condividiamo con voi. E anch'io sono andata a riprendere alcune lettere di Paolo dei primissimi anni, perché aiutano me, aiutano voi a entrare forse anche un po' di nostalgia, con leggerezza, con un sorriso, ma anche con la gravità di ciò che è stato all'inizio l'esperienza di Margusa, l'esperienza fondativa di Paolo, di padre Paolo. Chiaramente fino a qualche mese fa mai avrei immaginato di dedicarmi a questa traduzione, la traduzione delle conferenze che padre Paolo ha consegnato alla sua comunità, le ultime consegnate alla sua comunità, e di ritrovarmi così immersa in un profondissimo e intenso dialogo con lui. E mentre leggevo le sue parole in arabo, lo potevo ascoltare, ascoltavo la sua voce, rivedevo l'espressione del suo volto, che sembrava sempre molto accigliato, anche quando era molto tenero, molto gentile, il movimento delle sue grandi mani che descrivevano quello che raccontava. Persino le pause mentre parlava, delle lunghe pause, mentre scorreva, seguiva lo scorrere veloce dei suoi pensieri. Erano persino troppo veloci per lui, perché erano sempre pensieri che lanciati sul futuro, lanciati in avanti. E le pause diventavano fondamentali quando si scriveva in una lingua che non fosse l'arabo. Io coltivo ancora il sospetto che le pause gli servissero anche quando parlava in italiano per tradurre dall'arabo in italiano. Perché ormai pensava, sognava, tutto ciò che viveva dentro di lui sgorgava spontaneamente solo in arabo. E questo dava un po' fastidio agli arabi, soprattutto appunto quando li correggeva. In questo dialogo intenso vissuto con lui in questi mesi, molte volte avrei voluto averlo davanti per chiedergli conferma di quello che stavo traducendo, se stessi comprendendo davvero un'intenzione profonda, se le mie parole rendevano giustizia al suo pensiero, appunto come avete ascoltato, un pensiero molto articolato, molto complesso. E poi ho pensato, e questo mi ha tranquillizzato, che probabilmente avrebbe approvato il mio lavoro, se non per la bontà della traduzione, sicuramente per quel pizzico di follia necessario per imbarcarsi in questa impresa, così impegnativa, così poco tempo. Paolo mi ha insegnato e ci ha insegnato che bisogna usare, che bisogna avere coraggio, non avere tutto prestabilito e calcolato. La strada si fa camminando. Capite che per una milanese questo è stato un'evoluzione culturale, mentale, non indifferente. Avrei voluto anche chiedervi consiglio su che cosa poter dire questa sera di fronte a interlocutori che lo hanno conosciuto, che suoi vicini, suoi cari, familiari, la comunità. E mi sono immaginata che forse Paolo mi avrebbe detto: non parlare di me, parla del sogno di Margusa, di quei primi anni pieni di entusiasmo ma anche di ferite. Mi scriveva a un certo punto: in questi giorni ho sentito il peso delle differenti tensioni, soprattutto si riferiva ai problemi con la parrocchia di Nebbia, tensioni che feriscono la nostra comunità, ma nonostante un acuto sentimento di fallimento, mi pare di essere confermato dal Signore. Penso che ci sia tutta una sofferenza che va vissuta senza timore, perché è redentiva. E mi direbbe ancora Paolo: parla di Bashir, la cui malattia mentale non è stata un ostacolo,
al suo essere parte integrante del gruppo fondativo, e il suo volto, il volto di Bashir, nel ritratto della Grotta dei Sette Bambini. Parla di Samia, in fuga dagli abusi subiti in famiglia. Mentre Samia feriva il suo corpo, curava silenziosamente le nostre presunzioni. Parla di Bari, Esule iracheno, imprigionato nella nostalgia di casa, in cerca di conferme e di identità. Parla di Yahya, palestinese, musulmano, che aveva sperimentato le prigioni libanesi, battezzato un po' frettolosamente da qualche zelante religioso, rischiava molto e poi con lui. Mamma Rosa, nessuno rimaneva, vorrei dire nessuno rimane, sulla soglia, per tutti c'è posto. Nel racconto delle conferenze parla dell'esperienza, Paolo parla della sua esperienza sul Monte delle Tentazioni, sopra Gerico, quando è stato lasciato fuori dal monastero perché era uno straniero, non era neanche della stessa confessione cristiana. E poi in quel momento ha deciso che se avesse fondato un monastero non avrebbe mai detto a nessuno non c'è posto. E questa cosa io posso testimoniare che è sempre stata bellissima. Ecco, credo che Paolo vorrebbe che vi parlassi di una fraternità così, inaudita e complicata, che ci metteva in difficoltà mettendo a nudo tutte le nostre fragilità. Vorrebbe che vi parlassi del sogno di Vanusa, del suo sogno e anche il nostro sogno. Un sogno che ha cambiato la vita di molti, di moltissimi, anche quando stare al monastero, stare al passo di Paolo, era difficile, se non impossibile. Mi scriveva a un certo punto: in questi giorni di grande sofferenza, sta parlando un momento molto difficile per la comunità, mi scriveva, mi torna continuamente in mente quella tua frase sul profetismo realista. Dicevo, è buona di la legge, il profetismo sì, ma realista. Non sai, non puoi immaginare quanto hai ragione, eppure non sono pentito. Non credo di poter esprimere per lettera quello che abbiamo vissuto. Solo posso dire che le mie povere ragioni sono di un altro ordine rispetto alla tua giusta ragione. Certo ci può essere un punto limite in cui il realismo si impone, anzi coincide con una tragica presenza di Dio, fatta di silenzio e di assenza. Allora ci si arrende con la faccia a terra, adorando. Il Signore mostrerà la sua via. Assicurazioni contro gli infortuni non ce n'è. Speriamo di non dover raccogliere troppi cocci. E speriamo di saper fare in tempo la differenza tra l'obbedire a Dio e l'incavolirci sull'idea che è nostra. Lasciami dire, mia, anche se è un'area evangelica. Di questo parla il Testamento di Paolo. Non le ultime volontà di un condannato a morte, anche se io credo di poter indovinare che per Paolo lasciare la Siria sia stata la peggiore delle morti. Credo che davvero quello sia stato il momento in cui. E per questo, leggendo queste parole, mi rendevo conto di avere in mano un lascito, un deposito, una consegna. E questo è un testamento spirituale che ha scritto il Papa. Dentro queste pagine c'è il racconto di un sogno, certo inaudito e complicato, che Paolo consegna alla sua comunità, alla Chiesa e al mondo e a tutti noi. C'erano tante altre scorci delle sue lettere che volevo condividere, ma concludo con una in particolare, perché mi ha sempre fatto sorridere, ma poi magari ci sarà un dialogo, magari tiriamo fuori qualcun altro. C'è stato un momento in cui il
dramma di Marmusa era quella dell'acqua. Dopo tanti tentativi di scavare i pozzi per l'acqua, tentativi andati a male, quindi penso che l'avessimo orientato anche dal rantomante alla Mare Circe, le cose possibili. Poi è riuscito a coinvolgere la compagnia dei giorni di Ferrato, la scelta, per scavare questo pozzo. Marmusa perché non c'è stato a 1500 metri di altitudine. Quindi immaginate. E allora a un certo punto mi scrive, è di gennaio del 1900. Siamo nel gennaio del 92. E racconta di essere andato al garage, al punto dove si doveva lasciare la macchina per poi proseguire a piedi verso il monastero. E oltre alla mia lettera, ho trovato la lettera appunto della compagnia per il Pedro di Ferrao. Mi facevano formale promessa di lavorare per noi tra marzo e aprile dopo una visita tecnica in febbraio. Ho letto la lettera ed è stato più forte di me. Io lo posso immaginare ancora qui davanti. Ho cominciato a ballare e a cantare con il matto. Questa storia dell'acqua e del pozzo ha scavato nel mio inconscio. È stata come una messa alla prova della mia fede, o piuttosto della mia signoria. L'inutile e costoso scavo era stato un'umiliazione, specie perché fu l'occasione di sfruttarmi. Ma non rimaniamo, ecco che il Signore pare che voglia esaudire le nostre preghiere. Il mulo, vedendomi ballare con un indiano americano, temette che il padrone si fosse ammalato. E ringhiava di paura. Io mi sentivo proprio benedetto. Ecco, mi piace concludere con questa immagine, perché dice tutta la leggerezza della gravità, dice la percezione che al di là della gravità, al di là delle difficoltà, al di là delle fatiche, delle ferite, io credo che Marmusa sia fin dalla sua origine un luogo benedetto. E io penso che ciò di cui dobbiamo rendere grazie a Padre Paolo, insieme a tante altre cose, è che ha permesso che questa benedizione proseguisse fino ad oggi. Essere qui con la comunità tutta intera, qualcuno lo vedo da vent'anni, come ieri, non l'ho visto qualche anno fa in Siria, lo solo riannoda un filo di amicizia, oserei dire di fraternità, ma è la manifestazione visibile che questa benedizione continua. Marmusa è un luogo benedetto. Che le cose vadano bene, che le cose vadano male, che ci siano ferite da ricucire. Marmusa è un luogo benedetto. E Paolo fa così, continuasse ad essere un luogo.